Uniti contro il cancro si può. Lo sa bene la comunità di Terranova di Pollino, che ancora una volta ha risposto presente e lo ha fatto in massa ad un importante appuntamento di informazione, questa volta sul tema specifico del tumore al colon e alla mammella, promosso, non a caso, in occasione della Settimana della Ricerca. L'incontro è stato organizzato dalla Società di Pesca Sportiva Sarmento Pollino in collaborazione con LB Sport e l'AIRC Comitato Regionale di Basilicata. Perché in casi come questi la catena della solidarietà non conosce ruoli e tutti sono chiamati ad operare. L'incontro nasce in seguito al weekend di beneficenza organizzato nel maggio scorso e dove associazioni e operatori del territorio terranovese erano stati protagonisti di una raccolta fondi in favore dell'AIRC. Il convegno è stato uno dei primi obiettivi prefissati dagli organizzatori, con l'intento di sensibilizzare la gente verso la ricerca, la conoscenza e soprattutto la prevenzione. La parola chiave è prevenzione. Infatti nella relazione che farò sarà scritta a lettere cubitali, proprio perché passa tutto attraverso la prevenzione. E la prevenzione si può effettuarla in maniera concreta se si conoscono i fattori di rischio, che sono la seconda parola chiave. Fattori di rischio che sono tanti ovviamente per le neoplasie, alcuni studiati, alcuni ancora poco conosciuti, alcuni altri sottovalutati. E tra quelli forse più sottovalutati che ci sono tra i fattori di rischio sono gli stili di vita, le abitudini di vita. Le statistiche più recenti dicono che forse il 40% addirittura delle neoplasie si possono evitare se modifichiamo un poco i nostri stili di vita. C'è qualcuno che divide le malattie che compaiono nel mondo in malattie da poveri e malattie da ricchi, e le neoplasie sono sicuramente, insomma, malattie del mondo ricco, del mondo occidentale. E per esempio anche a Terranova, io sono nato qui, conosco un poco anche la storia sanitaria del paese, diciamo che fino a 50 anni fa erano pressoché sconosciute, per due motivi ovviamente, sia perché le condizioni di vita erano un po' diverse, sia perché la vita di per sé era più breve. Allora, questo fatto che anche una comunità come quella di Terranova si è affacciata al benessere, è stata toccata, diciamo, da questo, la espone maggiormente. Quindi noi dobbiamo ripartire con la prevenzione, proprio da modificare quei fattori di rischio che sono cosiddetti modificabili, cioè gli stili di vita e gli atteggiamenti voluttuari. Ne parleremo comunque diffusamente, abbastanza diffusamente nel convegno. Un incontro del genere, come abbiamo visto, è molto partecipato. Non è il primo, non è la prima attività del genere che viene fatta qui a Terranova e la comunità risponde sempre benissimo. Questo vuol dire, l'ha detto lei adesso nella risposta che mi ha dato, che la comunità di Terranova purtroppo ha dei numeri importanti da questo punto di vista. Quali sono, in una, se è possibile, insomma, citare una sorta di censimento? Allora, un censimento vero e proprio non si può fare, perché questi sono numeri che hanno valore su larga scala, insomma ci vogliono molti numeri. Sicuramente oggi stamattina, proprio parlando con Stefano, mi diceva che non c'è una famiglia di Terranova che non abbia una conoscenza diretta, insomma, delle neoplasie. Volevo dire qualche parola in più per quanto riguarda la solidarietà a cui lei accennava prima. Per me è stata veramente una sorpresa gradevolissima sapere come è nata, per esempio, questa iniziativa, un'iniziativa nata così dal basso, senza Terranova non c'è una sede istituzionale, una sezione dell'AIRC, ma è nata solo per l'entusiasmo, per la voglia di fare di qualcuno, che poi vedremo magari anche chi sono queste persone, e poi soprattutto per la risposta veramente corale e generosa dei terranovesi, che insomma non si lasciano mai sfuggire un'occasione del genere per segnare la loro presenza e il loro impegno. Insomma, io stamattina, per esempio, per inciso, ho visto, e non neanche questo conoscevo, pur essendo terranovese della diaspora, insomma, non conoscevo l'attività che l'Avis fa a Terranova. Anche questo è una cartina di tornasole importante per sapere, per avere idea di quella che è la generosità dei terranovesi da questo punto di vista.